E signori, benvenuti nella 18ª parte di questo Watch Dogs 2. E andiamo a fare le prove a tempo che sono ottenibili tramite il Season Pass. Perché appunto soltanto sono 6 prove. Le gare di barca e di come si chiamano, go-kart, saranno disponibili tra qualche missione. Partiamo dalla prima, speriamo che Dio ce la mandi buona e non so che dirvi a sto punto. Ok, siamo davanti allo stadio. Belle quelle persone che si muovono tipo in 10 fps. 3.27, ce la dobbiamo fare. Tra l'altro abbiamo anche il boost della vettura, quindi direi che può essere tranquillamente la nostra portata. Mi raccomando, passa al centro. Posso spostare le macchine, magari nell'altra direzione sposta Adriano. Ok, ora non so quanti checkpoint siano, perché come ho già detto questo gioco non te lo spiega. Mi piacerebbe tanto saperlo, ecco. Però per ora dai, tutto liscio, tutto liscio. Boost, 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 prima che passi il camioncino. Sì, su drittoni si può tranquillamente boostare. Tra l'altro questa macchina DedSec è fantastica. Sovi. Non rompetemi i coglioni, toglietemi dalle palle che devo passare io. Tanto la sto pure distruggendo, pensate un po' voi. Ok, certe cose tipo le gare di droni senza boost non le passi. Però adesso che ci penso, le gare di macchine non è che sia una cosa così necessaria, perché per esempio per le moto senza il boost avremmo completato uguale. Quindi penso che il boost ci aiuti soltanto più del dovuto, ecco. Ok, qua a destra e via. Ai ai ai, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso, ok. Abbiamo 50 secondi scarsi per arrivare, ragazzi. Speriamo che quello schianto non ci costi caro. Dai, confido nella Ubisoft. Ma ci devo confidare davvero, perché non si arriva. Quanto è lungo ancora? No, ci si fa, ci si fa. Ci si fa, anche senza boost. Ci si fa. Ci si fa, ragazzi. La prima è andata. Andiamo alla seconda. E quindi seconda sia. Davanti il centro della Bloom, fantastico. Ah, siamo in moto e il tempo è 3.38. Vabbè, lo facciamo. Lo faremo. Ok, l'importante è non cadere. Comunque, ce l'ha il nome, questa si chiama Oakland a tutta birra. Perché tu non me lo metti nel menu è una cosa a me totalmente sconosciuta. Ecco, questo è da evitare, capito? Capito, caro Malvecus? Ecco, famo s'intende. Ok,
galleria. Bello sto salto. Via, 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 Marcus. Vai, vai, vai. Sfreccia. Sfeccia. No. Non si dice. Attenzione lì che c'è sta galleria qua. Aspettiamo il signore col cane, se no. Qua a destra. Madonna, che stronzi a mettermelo lì però, eh. Che stronzi. Vabbè, via. Siamo un po' con meno di metà. Vado un po' voi. Culo. Dai così. No. Che era sto bibibiba? Cos'era? Aiuto. Dai raga, che stiamo facendo bene, dai. Non ci perdiamo adesso. Che abbiamo finito il boost. Sì, abbiamo finito il boost, ok, adesso si ricarica. Piano piano. Non posso far esplodere le cose, fantastico. Non ci ho pensato. E in mezzo a questi. E poi dritto. $2.50, attenzione, siamo sul filo del rasoio, ma ho visto l'inizio, quindi ci sta che veda anche la fine, come se la vedo la fine, raga. Ok, ce la facciamo lo stesso, ma questo si poteva evitare. Vabbè che in condizioni normali uno sarebbe morto, però. Se magari tu non andassi dalla parte sbagliata, grazie. Dai così. E la seconda andata. Va bene, andiamo alla terza. Andiamo alla terza, Ponte Smodato. Che nome. Oh, siamo tornati dentro una macchina. E allora Golden Gate sia 2.54 il tempo da battere. Sì, ma questa è una scheggia sta macchina qua, oh. Dategli in freno perché... proprio una scheggia. E deviare sempre le macchine in modo da evitare problemi. Dare contromano non è il massimo, però è quello che il gioco ci richiede. Però spreco troppa energia a deviare i veicoli, quindi devo smetterla. È una soluzione, ma fino a un certo punto. Potevo sprintare molto di più. E si è ricaricato un pochino. Tu sei proprio una testa di minchia, fatelo dire. Ripeto, qua manca la concentrazione che faceva molto comodo, molto comodo. Finito il botnet, che palle. Ok, bello. Rimettiti in sesto che adesso c'è da sprintare. Beh, manca un minutino scarso, ma non penso ci siano problemi riguardo la riuscita di questa prova a tempo. Siamo cascati prima con la moto, l'abbiamo passata lo stesso, quindi credo che
si possa tranquillamente fare, raga. Putta! Putta! Tua madre! Il botnet 24 secondi, ma io vedo già il traguardo. Ci vorrei arrivare con un bello sprint. 20.000 follower, ma ti pagano una cifra, ragazzi, una cifra. Bene così. E allora andiamo a Forgiato nella Valle, tutte con le macchine, una col camion o con la jeep. Non vedo l'ora di fare l'ultima, ragazzi, davvero. Ok, via subito. Certo, la macchina della polizia. Bellissimo. Vabbè. 4 minuti e 10, ragazzi, è una cifra che è tantissimo. Si arriva veramente domani qui. Alcuni vanno tagliati di checkpoint, perché sono diventato palle. Ok, drittone. E allora sprint. Bello, qua si può tagliare per il parco, sorry. Bellissimo però, raga. Con le sirene si scansano tutti. Bello, puoi battere tutto in GTA. Queste cose non le puoi fare, eh. Cioè, chi dice che GTA è migliore? Vabbè, sì, lo è, in effetti. Non posso dire niente a riguardo, però. Questo è un gioco che, secondo me, è stato troppo sottovalutato dalla massa. Non è bella come cosa, eh. Ok. Via dritto. Altro sprecato. Cioè, sprecato. Ho usato solo mezzo botnet. Perché ci sono un botto di curve qui che sono piuttosto stronze. Grazie a PlayStation che mi avverte dei nuovi giochi. Tanto ne compro e ne gioco pochi, capito? E qua il boost è obbligatorio e noi lo usiamo. Madonna, che saltone. Siamo poco più di metà, eh. Ma secondo me arriviamo in tempi molto umani. Don't worry, be happy. Ok, questo è il punto perfetto per andare tutto dritto, anche se qua c'è da svoltare. Oh. Siamo arrivati un minuto prima, raga. Un minuto prima. Che roba, dai. Forgiato nella Valle, la prossima sarà politica sulla velocità. Abbiamo raggiunto anche il livello 10, tra l'altro. Tra l'altro. Pensate che c'è gente che tutti i giorni fa ste gare. 3:30 record giornaliero, 2:43 record settimanale. Il mio record non lo so. No, il record settimanale è 2:57. Però il giornaliero l'ho fatto io, eh. Attenzione, andiamo alla penultima, vai. Quindi sarà sui 3:30 più o meno. Sì, la musica è molto carina. Sì, c'è sta cosa di questo bug inspiegabile.
E allora via. Tre sedici però è stronzo. Ma noi lo facciamo lo stesso. Ok, non batterò il record settimanale, ma questo era ovvio. Sta macchina è troppo veloce. Davvero è troppo veloce. Poi con sto cofano che sta altezza bassa è troppo figo. Prendetevi di culo tutti. Tutti, la prima all'ultimo. No, bello lì. Grandissimo Marcus. Una cosa che non dovevo fare, perché se distruggo la macchina è tutto un cazzo. Vabbè, prove a tempo stupidissime, cioè. Dai. C'è un tempo da battere e poi tutto il resto è classifiche. Che monata. Perdonate il termine preso in prestito dal Veneto, ma è quello che la descrive meglio, una monata. L'importante è stato prendere il livello, quello sì. Little Botnet recuperato un pochino. .224 significa che non dovrebbe mancare tantissimo l'arrivo. Io la prima gara che mi preoccupavo anche di quanto mancasse, gli manca poco, invece una cagata pazzesca. Se una cagata pazzesca, l'ho ripreso dalla famosa frase, sì, non vi preoccupate. Se ve lo stavate chiedendo, l'ho ripreso da quella frase lì, visto. Dai, su. 58. Non ho battuto Marshmallow, anche perché ha fatto 43, però noi ce l'abbiamo. Manca solo l'ultima, che si chiamerà Incendiario. E allora andiamo verso questo Incendiario e vediamo cosa vogliono. Col camion dei pompieri e dei pompoggi e dei pompdomani. Questo è il Golden Gate, eh sì, siamo alla fine del Golden Gate. O all'inizio, dipende da che prospettiva lo vedi. Comunque 2.37 non dovrebbe essere un viaggio così lungo, visto che non è un mezzo proprio velocissimo. Però è stronzo, eh. Questo va detto, è stronzo. Via. La gara peggiore che mi potesse capitare. Ma continuo a dire gara così a titolo gratuito quando so benissimo che non è una gara, però fate finta di sì. Una gara di merda. Ed è coglioni te. Oh. A Watch Dogs 3 si potranno controllare le macchine da remoto, come si fa adesso con il Climbax.
potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Oh, via. Vedo l'arrivo. Non dovrebbe mancare moltissimo. Infatti manca veramente un cazzo. Anche qua arriveremo molto prima. Molto 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 prima. Non mi fottere adesso, ti prego. Infatti non penso ci sia il rischio, però. Vabbè ragazzi, che dire, giornaliero ho battuto lo stesso. E ragazzi, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima, perché non penso ci sia altro da fare. Grazie ragazzi, ci vediamo per la parte numero 19.